Ben ritrovati, amici tifosi del grande tennis. Ragazzi, ha riscritto la storia del tennis italiano. Jannik Sinner batte a sorpresa Novak Djokovic, conquista per la prima volta nella sua lunga e speriamo trionfante carriera, una finale di un torneo del Grande Slam. È un'impresa storica, una vittoria clamorosa, un successo davvero emozionante in questa mattinata italiana che abbiamo vissuto in live in compagnia di Alessandro e Martino sul mio canale. Ragazzi, l'appuntamento degli appuntamenti è fissato per domenica mattina a partire dalle ore 9:30, quando sul centrale, sulla Rod Laver Arena, Jannik Sinner sfiderà uno tra Daniil Medvedev, numero 3 del mondo, o Alexander Zverev. Sappiamo che il russo ha trionfato agli US Open 2021, sconfitta invece per il tedesco nella finale degli US Open 2020. Quindi entrambi comunque hanno già vissuto questo momento. Dall'altra parte invece ci sarà una prima volta storica per il tennista azzurro, per l'Alto Tesino che alla vigilia di questo Australian Open partiva subito dietro, appunto, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Ragazzi, è stata una vittoria pazzesca per la terza volta nelle ultime quattro sfide a trionfare è l'Alto Tesino che a questo punto si porta 4-3 negli scontri diretti, ma sicuramente sa il fatto suo ormai il tennista azzurro che conquista, come detto, la prima finale Slam a 2 anni e mezzo di distanza dalla finale disputata ai Championship da Matteo Berrettini proprio contro il tennista serbo. Ragazzi, un inizio di match trionfante, 6-1, 6-2 in poco più di 1 ora e 15 minuti. In live noi non ci stavamo capendo quasi nulla. Un Djokovic errato, un Djokovic in grandissime difficoltà. Però, dal nostro canto, sapevamo che la partita non si era conclusa. Questo momento Sinner lo aveva vissuto un anno e mezzo fa, ai Championship, ai quarti di finale, avanti 2-7-0, 7-5, 6-2, per poi subire la rimonta di Novak Djokovic sul center court. Questa volta invece la rimonta inizia con il successo 7-6 nel tiebreak del terzo set, annullando addirittura un match point. La partita però non si era capovolta del tutto quando all'inizio del terzo set Jannik Sinner ha mancato di un soffio, il suo passante purtroppo non è stato un vincente. C'era un'occasione di break immediato all'inizio del terzo set che poteva sicuramente mettere in discesa il match. Invece è stato perfetto l'Alto Tesino che si è costruito subito all'inizio del quarto set 3 palle break annullate e dalla grandissima classe del tennista serbo. E poi il break decisivo è arrivato invece nel terzo game, quindi nel successivo turno di servizio, il break da 40-0,
un grande recupero ad ottenere un 15 insperato, un 15 che però ha travolto il tennista serbo, perché da lì in poi Sinner è stato perfetto in quel turno di servizio di Djokovic, conquista il break e poi la cosa che può risultare più incredibile è che Jannik Sinner non ha concesso neanche una palla break al numero uno al mondo. È stato letteralmente perfetto. Perfetto in questa mattinata, Jannik Sinner. Davvero non ci sono parole per poter commentare un match davvero clamoroso sulla Rod Laver Arena. E a questo punto parliamo di statistiche che fanno paura. Paura, era lo scorso 22 gennaio del 2018 e Yuan Chung, l'ultimo a battere qui agli Australian Open, Novak Djokovic. Dopo 2196 giorni, Jannik Sinner ce l'ha fatta, estromette il serbo in semifinale e interrompe una delle strisce più incredibili nella storia del tennis. 33 vittorie consecutive sullo stesso campo tra il 2019 e il 2024. È un successo davvero pazzesco, secondo me l'ago della bilancia è stato sicuramente aver superato turno dopo turno con tanta autostima, ma soprattutto anche nel minor tempo possibile. Sinner arriva in finale senza con un set perso e con solo due break concessi, uno al primo turno contro Van de Zandschulp e uno al quarto turno agli ottavi di finale contro Karen Khachanov. Sono davvero statistiche incredibili per il tennista italiano. Ragazzi, non ci resta che aspettare quale sarà l'avversario dell'Azzurro domenica mattina a partire dalle ore 9:30. C'è da riscrivere la storia del tennis e a questo punto lo possiamo dire tranquillamente, Jannik Sinner partirà favorito domenica per portarsi a casa il primo torneo del Grande Slam, il primo major stagionale, il primo major della sua clamorosa carriera e speriamo anche trionfante. Clamoroso a Melbourne. Chiudiamo con un augurio per una finale che deve assolutamente riportare nell'Olimpo il tennis azzurro anche in un torneo del Grande Slam. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video!